mo che noi facciamo noi altro da pensare da Luca. Se fate le cose bene, avete il nostro appoggio, se no voi fate il vostro lavoro e noi facciamo il nostro lavoro. Scusa un attimo, 30 anni sono, e 5 fallimenti. E per tutti noi tutti sono d'accordo, perché siamo stati, e noi non siamo l'interno del fatto, siamo la curva seria, nel bene e nel male. Allora voi che fate il vostro lavoro e noi, voi la società ne aiuta, il rapporto con voi. Mostrano tutta la loro voglia di riscatto gli ultra brindisini della Curva Sud Michele Stasi presenti nella sala conferenze dell'Hotel Internazionale con un folto gruppo di rappresentanti per presenziare la prima uscita ufficiale della nuova società biancazzurra del Brindisi Soccer, che oggi, per bocca della giovanissima presidente Maria Raffaella Napolitano, appena 23enne, si è presentata alla città. Un progetto a lungo termine spalmato in 5 anni, le cui intenzioni e azioni saranno pubblicate man mano che verranno intraprese sul sito internet societario ad opera del settore comunicazione. L'obiettivo della neocomposta società, oltre alla trasparenza garantita anche attraverso essere diventata la prima società in Italia a dotarsi di un organismo interno di autocontrollo che assicuri che tutte le azioni siano intraprese nel massimo rispetto della legge, è quello di raggiungere negli anni l'accesso al calcio che conta e al professionismo, coltivando di pari passo un settore giovanile dal quale attingere senza dover pescare giovani di talento da altre città, trascurando poi il capoluogo adriatico. Ogni passo a suo tempo comunque, intanto diamo il benvenuto alla Presidente. Presidentessa Maria Raffaella Napolitano, intanto benvenuta a Brindisi con questo progetto importante, quindi un in bocca al lupo anche da parte di Telebrindisi per quello che è il percorso che inizierete da oggi. Sì, sicuramente questo per la città di Brindisi rappresenta un importantissimo progetto. Il nostro progetto è destinato, a mio avviso, a cambiare il modo di intendere il calcio. Noi siamo la prima società sportiva di calcio ad aver adottato ed implementato un modello conforme al decreto legislativo 231 del 2001, proprio per dare un'impronta di trasparenza e di legalità, cosa che attualmente non è mai avvenuta in nessuna squadra di calcio né tantomeno a Brindisi. Un progetto importante, un'opportunità per una città che ha visto tanti fallimenti nel calcio. Sicuramente la gente ha risposto, si aspettava così tanta affluenza? Assolutamente no, visto le precedenti situazioni negative che sono avvenute qui a Brindisi, non mi aspettavo una tifoseria del genere, così tanto proprio calore da parte dei tifosi, quindi io li ringrazio e non li deluderò, cercherò di non deludere queste persone che hanno già sofferto abbastanza. Le novità abbiamo sentito, le apprenderemo dal sito internet man mano che andranno avanti. I prossimi passi? Allora, assolutamente sì, le notizie verranno prese da parte di chiunque fosse interessato sul sito www.brindisisoccer.it, dove c'è proprio una sezione apposita dove tutti quanti gli interessati possono visitare e vedere il progetto come si evolve man mano. Proprio questo, abbiamo creato questa sezione apposita proprio per evitare fughe di notizie false che molto spesso accadono. I prossimi passi, noi stiamo stabilendo degli accordi preliminari con allenatori per quanto riguarda la prima categoria e siamo in fase di colloqui in uno stadio anche abbastanza avanzato. Nei prossimi 10 giorni verrà ufficializzato, sempre attraverso comunicato stampa, il nome dell'allenatore.